Ehi la ciurma, io sono Malzitess e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels Shadows Over Innistrad. Spero che questa volta l'audio del gioco non sia troppo forte, perché negli scorsi due episodi era leggermente troppo forte. Proverò a parlare di più perché ce l'ho quasi al minimo l'audio del gioco. Non capisco come mai in questo audio di Magic vada sempre a caso. Ma già con l'anno scorso avevamo visto che Magic non ha mai avuto una buona gestione dell'audio nei suoi giochi, bisogna proprio ammettere. La scorsa volta abbiamo battuto Avacyn, ma in realtà non l'abbiamo battuta perché si è ripresa ed è sempre più mostruosamente forte. La follia di Avacyn avvolge Jace e Tamiyo, che sono inermi di fronte alla sua collera. L'arcangelo solleva la sua lancia, ma un improvviso faragore di vetri frantumati attira la sua attenzione verso l'alto all'arrivo di Sorin Markov. Il vampiro Planeswalker lancia uno sguardo di quieta furia alla sua amata creazione, l'arcangelo guardiano Avacyn. Ah già, perché dovete sapere, nel frattempo mi sono informato un pochettino su quanto riguarda Avacyn. Avacyn era l'arcangelo addetto a salvaguardare quel piano in cui ci trovavamo, cioè in cui ci troviamo attualmente, ed era stato creato da Sorin Markov, appunto quello che arriva adesso. Poi in realtà è stato, dopo un grande periodo di splendore, diciamo, che quello che abbiamo visto in Magic 2015, è stato trascinato dalla follia a epurare, distruggere tutti i villaggi, ammazzare la gente, eccetera eccetera. Adesso probabilmente Sorin Markov si è rotto e quindi viene a rimetterlo in riga. Ti devo rimettere in riga! E siamo noi, Sorin. Allora, vediamo innanzitutto che tipo di mazzo abbiamo. Abbiamo avuto un mazzo abbastanza blu tutto il tempo, adesso avremo un nero probabilmente. Scusate. Allora, cappellano di Landaticina. Legame vitale 3-1. Volare 3-3, ma tra l'altro forse è quello che usava anche lei l'altra volta. Vampiro di... Oddio che è brutto sto tipo. Molto buono però, mi piace. C'è un sacco di gente tosta qua dentro questo mazzo. Leggere le ossa. L'unica cosa è che abbiamo solo una palude, quindi pescherei un'altra mano. Già meglio, abbiamo una pianura, quindi ci sono anche delle persone un pochettino stretta letale. Ah, tocco letale, volare, tocco letale e legame vitale, l'olio. Mantengo la mano, mi sembra che sia abbastanza incentrata sul legame vitale e sul volare questo mazzo, eh. Poi non vorrei dire cavolate, perché ne abbiamo visto uno piccolo, per parlare in termini matematici, di quanto non sia il mazzo nella sua totalità. Gargoyle di Traben. Al costo di 6 lo trasforma in avversario alla roccia, ma c'era già nella scorsa partita, se non sbaglio, questo avversario, cioè questa creatura. Allora, no, questo qua non ha senso usarlo. Giocherei la Macrudele di Malakir. Ogni volta che l'altro perde una creatura, lui prende e si fa. Adesso fa un po' schifo, però. Soprattutto in confronto al suo 2-2, però è difensore, quindi non può attaccarmi se non altro. Per ora. Fintanto che non avrà 6 di mana per trasformarlo. Furore insensato. La creatura incantata prende più 2 più 2. Ok. Vabbè, se non altro lo gioca sul difensore. Bisogna sperare che non si trasformi troppo in fretta quello. Rifintendo che sono in difesa possiamo astenerci dall'attaccare, ma se per caso fosse in attacco, quella è una brutta bestia. E giochiamo il vampiro falco notturno.
che con il tocco letale è una buona cosa. Sì, salto. Questo non ha volare, vero? No. Perché il gargoyle, fintanto che non è trasformato, non ha volare, quindi con questo potrei attaccare. Però il legame vitale mi pare che non funzioni sull'avversario, funziona solo con le creature avversarie. Pesca due carte, ok. Cosa gioca? Pergamena di Avacyn. Ok, non guadagna punti vita perché non ha un arcangelo. Ah, ma quella è quando la sacrifica, effettivamente. Intanto che ce l'ha là, non cambia nulla. Allora, io giocherei un'altra palude, sì. Cappellano di landa vicina ha il legame vitale. E questa abilità cos'è? Esili al cappellano di landa vicina dal tuo cimitero. Qui dovrei evitare di avere sempre le mani in faccia. Ecco, se non mi vedete, sono qui. Ciao! Esili al cappellano di landa vicina dal tuo cimitero. Metti sul campo di battaglia due pedine creature spirito 1-1 bianche con volare. Ok. Quindi vuol dire che quando... Quale potrebbe essere il senso di... Beh, perché quelle avrebbero volare, però... soddisfa tantissimo questa sua abilità. Io attaccherei con questo perché volare, infatti è quello che mi suggerisce il computer, l'AI o l'IA, l'IA ci sta proprio in italiano. Vediamo se ha legame vitale anche con l'avversario. Sì? Sì? Buono, buono, perché così al posto che un distacco di 2 abbiamo un distacco di 4 e mi piace. E fidato che non ha niente con volare, posso spadroneggiare un po'. Ah, non potevo giocare santuario abbandonato, stupido. Stretta letale. Ok, però in questo caso sarebbe 3. E no, non c'è. Io vorrei tenermela più che altro per qualche creatura molto potente, tipo quello se si trasforma. Oppure direttamente per finire Avacyn. Attaccherei con questo e basta, direi. Ma decidi di attaccare con tutto? Ma lui potrebbe bloccarmi questo e... perderei giusto una creatura. Io dovrei attaccare con tutti e tre. No, vado così. Oh, dei... Cribbio, non ci voleva. Porca pupazza. Siamo fregati. L'unica creatura sensata che avevamo in campo e l'abbiamo persa. Ma porca miseria, siamo in netta situazione di svantaggio. Rischiamo davvero la sconfitta da qui a breve. Perdi più un 2-5. Ma vaffan brodo, ha dei tanconi a bestia Avacyn. Quindi sarebbe un 6-4. Sì, io userei questo per uccidere il gargoyle, perché potrebbe trasformarlo questo turno e non sarebbe per niente buono, perché si porterebbe in una situazione di enorme svantaggio. Cribbio, gli ho buffato il bue però in questo modo. Sì, salto l'attacco. Però se non altro mi si è potenziato la lama crudele di Malakir.
Old Day, questo è un angelo. No, un angelo, non so se si conta come arcangelo. Volare rapidità, ma porca miseria! Se una fonte sta per infliggerti danno, ti infligge invece il doppio di quel danno. Se una fonte sta per infliggere danno alla punitrice della notte dorata, le infligge invece il doppio di quel danno. Quindi può essere interessante. È una roba mostruosa, eh. Morto quello con legame con tocco letale. Potrei sparafresciare tutti e due contro di quella, sarebbero il doppio, quindi 10 dovrebbero togliere. Però a volare posso bloccarla, scusa. Ah, ok, no, infatti. Invece di sacrificarle per bloccare il buo inquisitore. Perché? Boh, facciamolo. Non lo so come mai, ma se giro mi fido. L'abilità di questo non posso usarla da morto, ovviamente, no? E in realtà invece sì, posso usarla. Buono, 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 buono. Allora, mi dice di giocare a pianura, che ci può stare. Vescovo trapassato, questa è buona. È quella che avevamo con Jace anche. Mi costa 3, quindi potrei utilizzare anche l'abilità dell'altra che ho là nel cimitero. Buono. Ah, ok, si gli contava come ai fini della pergamena. Ma non ho niente ora. Perché mi dici che la palla di gioco sempre abbandonato, tanto non ho tappato. E ora tanto non ho niente, posso utilizzarlo. Sì, salterei. Pam, param, param. Giocherà con follia di sicuro. X danni tra quelle creature e quei giocatori, quanti danni mi farà? Ah no, non ho giocato con follia. E un'altra pergamena di Avacyn, porca la pupazza, no. Si è messi molto male. Sì. No, questa qua è quella che ha fatto perdere la partita l'altra volta all'avversario. Non mi ricordo se era lei che aveva perso con questo. No, non voglio giocarla. Troppo pericolosa, salto l'attacco anche. No, non la gioco. Se tutti senza carte continuerei a perdere punti vita, porca la miseria.
Buonanotte, poi no, questo non lo vinciamo mai più. Ragazzi, sono già passati 15 minuti e siamo in una situazione di... Oddio! È un 5-10, ma chi lo ferma più? Ma porca la miseria, dai! C'è da soffrire, c'è da soffrire in queste battaglie del Kaiser. Beh, ok, per carità, non sarebbero così interessanti se non ci fosse da soffrire. Però Cribbio, io non ho un fico secco di niente, solo sta carta inutile. Per carità, il vampiro di Sengir è interessante, ma se non ho niente con cui buffarlo, se non ho niente altre carte... E continuo a prendere 5 pizza a turno, grazie! Porca miseria! Sì, potrei anche ucciderlo, ma che pro! Mi ammazza questo, vabbè, che ti devo dire? Ammazziamoglielo, almeno così non ci continua a infliggere danni per sempre. Ma ci avrà qualcosa in mano per evitarlo, probabilmente. E mi è rimasto quello schifo là adesso. Sì, pure attacco improvviso. Se tutti buffati alla grande. Noi non abbiamo un Kaiser di niente. Ho distrutto tutte le creature per uccidere quelle. Gioca un 5-3. E mi viene un vescovo trapassato di nuovo. Usiamo l'indizio. Kaiser, ok. Andrei ad attaccare con questo, se non altro quello non ha volare. Prima dici di saltare l'attacco, scusa un attimo. Andrei a toccare con questo, scusa un attimo, a volare. Volevi che mi sacrificassi di nuovo tutte e due le creature per ucciderle, no? Non voglio giocare a visitatrice del manicomio, porca la miseria, anzi te la scarto dopo con il cavaliere Markov. Non la voglio neanche vedere questa qua. Non lo prendo neanche in considerazione di perdere punti vita così a gratis, PG. E poi mi avrebbe detto, uccidi tutte e due le tue creature, no, uccidi una tua creatura per fermarlo, così vinci, ma tua nonna. Ma neanche c'è attacco improvviso, me ne avrebbe seccati entrambi. Credo. Non lo so, ma non mi frega niente, non le sacrifico per quel pezzente. Pure! Questo è un angelo, quindi usa quello e si prende altri 5 punti vita. Credo che userò questo e lo bufferò come se non ci fosse un domani. Sì,
salto sto giro. Visto che questa partita durerà di nuovo un'eternità e mezza, per poi magari perderla anche. Messo, ma il peggio che si possa immaginare. Perdo 3 punti vita, vabbè, ma molto meglio che dover soffrire in quel modo. L'esilio, sì. Però adesso andrei ad attaccare, vediamo cosa mi dice l'IA. Dice di saltare. E invece proverei ad attaccare con questo. Poi magari mi attaccherà con entrambi adesso. Questo lo giocherà con follia probabilmente. E mi fa 5 punti. Qua si scappa. Oddio. Si è buffato la mietitrice della schiera Selena Argento. E non posso farci niente. Ah no, devo sacrificarla per forza. Perché altrimenti arrivo a un punto vita. Petalto lo prende solo fino alla fine del turno quello, quindi va bene. GG, ci sta. Sì! Avrei potuto eliminarla con questo e potenziare quello, ma no. Ma tanto indaga, ottimo! Santuario abbandonato, questa la elimino. Ok. Ora io andrei ad attaccare con questo, sì. Anche perché se lui volesse attaccare questo qua a tocco letale. Forse possiamo tirarcene fuori, forse, vediamo un po'. Ha comunque ancora una carta in mano, eh. Se mi tira giù questo è finita tutto, eh. Non ci sono più speranze. Però fin tanto con quello possiamo sperare. E la blocco con questo. Io direi, vediamo cosa mi consiglia lui, sì. Così recupero 2 punti vita e in più lo uccido. Spero che lui abbia attaccato sapendo che potevo ucciderlo. Profetizza. No, io piuttosto bufferei questa in modo che forse posso concludere sto giro.
blocca, per forza, sono perso. E ci dovrebbe morire. Ottimo. Ottimo. Sì, per quello lui mi aveva detto di attaccare con tutti e due, per così almeno gli faccio danni. No, uso la sua abilità. Mi è più comodo che avere più 1 più 0 alla fine del turno. E possiamo concluderla. Per fortuna non fosse uscito il cavaliere Markov qua. Il cavaliere terrificante Markov non ce l'avremmo fatta di sicuro. C'è andata di un lusso, mannaggia, abbiamo rischiato di brutto sto giro. Vediamo che succede adesso che abbiamo umiliato di nuovo. Sì, vabbè. Avacyn. Molti anni dopo averla creata per mantenere l'equilibrio tra gli esseri umani e soprannaturali, Sorin è costretto a distruggere Avacyn, la sua guardiana corrotta dalla pazzia. Con il capo chino per il doloroso rammarico, distoglie lo sguardo mentre dissipa la sua progenie in una nuvola di cenere. Con la distruzione di Avacyn, svanisce anche l'ultima delle protezioni magiche, plasmate da Sorin per vegliare su Innistrad. Ed è con questa terribile notizia della morte di Avacyn che ci salutiamo. Io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi, lasciare un commento. Ci vediamo con il prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.